Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo tappa video. Sono successe un po' di cose questa settimana, abbiamo un po' di novità, al di là della fusione di Dreng che sta andando avanti tranquilla. Devo dire che per ora non ho visto niente di particolarmente complicato, anzi, forse dei numeri un po' più bassi del solito, magari non nell'evento di spacchettamento, ma in quello di addestramento campioni. Sicuramente sì. Allora, abbiamo un ribilanciamento del debuff, scusate, Hex, vale a dire Malocchio, che è il debuff tipico del Minotauro, che forse adesso è leggermente più pericoloso, soprattutto per chi gioca da poco, quindi devi ancora dialogare un po' con il Minotauro prima di farlo fuori, ma tutti gli altri contesti invece la ritengo una cosa sicuramente interessante. Io credo che sia nato come surplus, come idea di surplus di danni dall'Hydra, ok? Quindi io vado a mettere quest'Hex su tutti quanti, vado a colpire un target e tutti gli altri soffriranno un 10% di danno extra se per caso il colpo inferto era a target singolo, oppure un 2% se era ad area. È una cosa buona, è un effetto aggiuntivo al debuff Malocchio, che continua comunque ad essere un segnalino di fatto. Quindi nel momento in cui compare sopra un determinato campione andremo a sbloccare determinate funzioni avanzate delle destrezze dei nostri campioni legate a questo debuff, e in più adesso anche un effetto attivo di andare ad aumentare i danni. Non è una cosa esagerata, ok? Però comunque c'è, e male non fa. Chiaramente Mitra rappresenta uno dei candidati migliori, una delle candidate, scusate, migliori per questo debuff. Io la sto masterando, ma ho finito da poco di darle i tomi nell'ultima CVC. Vedremo in caso in futuro, ne parleremo. Poi c'è la nuova cantina, e questa cosa, raga, mi è piaciuta un sacco, perché finalmente ho spazio per le mie cuorglaciali e non ne avevo più, e stavo veramente rischiando di buttarle via, ma come sapete io ho un fetish per cuorglaciale, quindi le ho tenute. Sono riuscito finalmente a salvarle tutte e a liberare anche spazio nell'altra cantina per l'altra pletora di campioni inutili in attesa di fare qualcosa. Poi c'è la nuova skill di Kyle, che è terribile. Non lo so, magari a qualcuno di voi potrà anche piacere, io non voglio mettere naso su questo, però per me almeno è terribile. Non so cosa possono chiedere in termini economici, non mi ricordo neanche cosa gli ho dato per quella di cuorglaciale, onestamente, forse qui 15, 13, 15, 19, non mi ricordo, comunque meno di 20 euro. Che si poteva anche fare, infatti l'ho comprata, però se dovesse essere la stessa cifra per Kyle, che se lo scordino non esiste, perché è veramente terribile. Che brutto. Vabbè, lasciamo stare. Andiamo alle cose più importanti di questa patch. I nuovi campioni, perché abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nuovi campioni. Sono tutti molto interessanti, sono tutti delle ottime aggiunte a Raid, meno male. Sono tutti campioni che non hanno bisogno di essere buffati in futuro, quindi se li avete trovati, io penso, se li troverete, ecco, io penso che abbiate fatto bingo, ma recuperiamoli subito iniziando dal più bello di tutti, Ragash. Secondo me questo è il campione più bello di Raid. È una tigre con dei fantastici artigli alla Wolverine. È stupenda, è stupenda. Mi fa un po' strano che sia un campione tipo difesa, perché ha tutte le caratteristiche per essere un campione tipo attacco, esteticamente parlando, però va bene. Allora, ha la possibilità di pomparsi da sola, fondamentalmente, perché si aumenta la difesa, ha la possibilità di ridurre la difesa prima di attaccare. Quindi esprimerà al massimo il potenziale della sua destrezza per poi andare a stordire sicuro al 100% quei pochi disgraziati che restano vivi. È fantastica questa combo qui. In cripta non avete più problemi, fondamentalmente, passate un po' tranquilli. In tutti gli altri contesti sicuramente può fare molto. Il suo moltiplicatore è 4.3 per quanto riguarda questa destrezza, che è generoso, non è esagerato, è generoso, aumenta del 10% con i tomi. Merita tutti i tomi questa destrezza qui, e sicuramente può fare caso vostro. La possibilità di potenziare il team e di aumentare anche la velocità, poi si nasconde, che è un po' strano.
perché è un campione di tipo difesa, quindi non è che abbia tutta questa paura degli attacchi avversari. Sarebbe stato più carino, magari va a coprire un altro alleato, magari quello con gli HP più bassi, poteva essere una cosa interessante. Comunque con la sua passiva ha la possibilità di andare a coprire l'alleato con l'attacco più alto, e questa è una cosa buona, perché generalmente stiamo parlando appunto di un campione di tipo attacco e quindi fragile. La sua aura è attiva in tutte le battaglie del 30%, questa è un po' l'aura nuova dei campioni leggendari, non è più il 33, 3 punti in meno, vabbè, ce li prendiamo. Comunque nel complesso, bellissimo, mi piacerebbe un sacco trovarlo, di sicuro lo builderei, anche se non ne ho poi tutto questo grande bisogno, però potrebbe prendere tranquillamente nel mio team il posto di Fae nella cripta e poi magari rendersi utile in altri contesti. Abbiamo poi Truath, campione davvero interessante, degli Elfi Oscuri, potrebbe essere forse uno dei curatori più potenti del gioco, non voglio dire più potente perché qua si apre un mondo, però uno dei più promettenti, ecco. Ha la possibilità di curare se stesso ogni volta che attacca con la sua skill primaria per un 5% oppure per un 10% a seconda dello stato dei suoi massimi HP, dei suoi HP attuali, insomma se ha preso danni oppure no. Ha la possibilità poi di attaccare tutti i nemici, piazzare un velo perfetto su tutti tranne se stesso, un po' come fa Duchessa per intenderci, ma si va anche a mettere un contrattacco e un potenziamento, e questa è una cosa intelligente. Sarebbe bello il contrattacco ad area, va bene, però è intelligente che mette a contrattacco a se stesso, perché lui ovviamente restando scoperto del velo sarà l'unico target possibile, quantomeno degli attacchi a target singolo, prenderà dei danni, però contrattaccando andrà a curarsi utilizzando questa destrezza qui. Intelligente come idea, molto molto buona. E poi è un po' un miscuglio di Sinesha, cure varie, guarisce un obiettivo alleato per il 20% dei massimi HP di questo campione, che saranno moltissimi visto che parte da 22.000 erotti di base, e poi ribilancia gli HP di tutti gli alleati portandoli a livello del campione che ne ha di più. Molto molto interessante. E dopo andrà anche a mettere una protezione alleato sull'obiettivo iniziale per 2 turni. C'è da capire un po' con quale intelligenza Truath agisce, perché dunque, se io vado a curare il target che ha gli HP più bassi per esempio, e dopo vado ad uniformare gli HP a livello di quello che gli ha più alti, la cura è inutile perché viene compensata, viene surclassata dal ribilanciamento, non ha un grande senso. Se invece lei va a curare il target che potenzialmente ha più HP per poi livellare tutto quanto, allora ha senso. Bisogna vedere come hanno strutturato l'intelligenza di questo campione, però ho i miei dubbi, E poi riduce di un turno i tempi di ricarica della destrezza infusione d'ostilità per ogni 10% di HP persi da questo campione. Quindi, se l'abbiamo realizzato bene, lui ha la possibilità di mantenere questa skill perennemente attiva, quindi di tenere tutto il team curato sempre. Ma è molto molto intelligente davvero questa cosa qua. Bene, passiamo al prossimo campione, che è Shemnath. Anche Shemnath è bellissima, è davvero bella, è una statua che si muove come una statua. Se voi la guardate con attenzione, lei si muove, poi si ferma, impietrita, è una statua, poi si muove di nuovo. È inquietantissima, è bellissima, queste rose mi piacciono un sacco, si sono davvero 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 superati, bella 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 bella. Attacca un nemico 2 volte, ciascun colpo andrà a mettere una riduzione della difesa, ottimo, nella sua cripta va super bene, in tutto il resto delle fasi può essere molto molto interessante, quindi perché no. Ha la possibilità poi di trasferire tutti i debuff da questo campione ad un obiettivo nemico, dopodiché attacca quel nemico per 3 volte, il colpo aumenta di un turno la durata di tutti i debuff sull'obiettivo, il primo colpo aumenterà di un turno la durata di tutti i debuff sull'obiettivo, il secondo riduce di un turno la durata di tutti i buff sull'obiettivo, inoltre aumenta di un turno la durata di tutti i buff su questo campione dopo l'attacco. Sarebbe stato carino ad area, però magari dopo diventava troppo rotto, quindi va bene. È una skill che si può usare in realtà un po' dappertutto, va bene dal clan boss, va bene, perché no, magari anche dall'idra potrebbe fare qualcosa, in torre sventura, si può utilizzare un po' dappertutto sicuramente. Attacca tutti i nemici per 2 volte
volte il primo colpo rimuove tutti i buff, il secondo ignorerà il 20% della difesa dell'obiettivo contro obiettivi che non hanno buff attivi. Quindi se lo strip funziona, poi andrà anche ad ignorare la difesa. Questa destrezza ha un moltiplicatore di 2,5x2 che aumenta del 20% con i tomi, e siccome Shemnath parte da 1553 di attacco base, secondo me potrebbe essere anche una grandiosa nuker per il vostro team, magari anche in arena. Magari non avete Kaimar, magari non avete questi campioni che strippano, nessun problema perché ci pensa lei. Quindi magari a costo di sacrificare un pizzico di attacco per darle quel minimo di precisione per andare a strippare magari il nuker avversario, ecco, potrebbe permettervi di avere due ruoli nello stesso campione, danni e anche strip. Non è male, mi piace molto. Poi è la passiva che aumenta di 10 punti la precisione di questo campione per ogni buff su ciascun avversario. Aumenta del 5% il danno decisivo di questo campione per ciascun debuff su ogni nemico. Si accumula fino al 100%. Vedete, un'altra occasione in più per fare più danni, ma anche maggiori probabilità di andare effettivamente a strippare gli avversari se sono coperti da molti buff. Poi abbiamo, naturalmente Drangman, ne abbiamo già parlato più che a sufficienza. Ottimo campione, lo sto fondendo, poi lo vedremo assieme naturalmente una volta fuso. Poi c'è Kira dei nani. Allora, Kira, dove sei qui? È un campione un po' vecchia scuola, un campione da clan boss proprio tradizionale. Ha la possibilità di ridurre l'attacco con la sua skill primaria. Può andare ad aumentare, a ridurre di un turno la durata di tutti i buff nemici ed eventualmente a ridurre la precisione. Può mettere una protezione alleato ogni 3 turni per 2 turni con aumenta difesa annesso. Se un alleato coperto da una protezione alleato viene colpito, l'avversario in questione riceverà una riduzione dell'attacco. Sono tutte cose che trasudano clan boss abbastanza. Va bene clan boss tradizionale, ma anche l'idra fa lo stesso, insomma, campione da clan boss in generale. Male non fa, se lo trovate, se la trovate, non è che sia proprio così tempo perso. È molto molto specifica però, quindi se avete già un team inammazzabile per il clan boss e dall'idra bracolate abbastanza bene, secondo me potrebbe non essere così interessante. In determinati piani di Torre Sventura potrebbe fare qualcosa per voi, dove ci sono molti danni da incassare, sicuramente sì. Poi abbiamo il campione che io voglio Ifrak. Come sapete io non ho una wishlist, non mi interessa quello che esce dalle schegge sviluppo, però Ifrak mi piacerebbe davvero. Allora, è stato venduto come il campione che farà dimenticare Trunda. Io non sono d'accordo e adesso andiamo a capire perché, ma il potenziale è assurdo. È davvero a mani basse sulla carta uno dei nuker più potenti del gioco, forse in termini di danno grezzo il migliore in assoluto, meglio anche di Trunda, però ha delle caratteristiche che lo rendono come Trunda o paragonabile ma non migliore. Allora, ha la possibilità di attaccare un nemico e di piazzare un colpo extra se questo attacco è decisivo, che farà perché noi dobbiamo dare il tasso a questo campione, non ci piove, eh? Il moltiplicatore è molto buono, potrebbe one shottare facilmente qualcuno con questa destrezza. Poi tenetevi forte, attacca tutti i nemici, piazza un colpo extra su obiettivi con meno del 50% di HP dopo il primo colpo, ciascun colpo ignorerà il 15% della difesa dell'obiettivo. Quindi si nescia, ma con dei moltiplicatori rotti e con un attacco che parte da 1553. Ok? Perché i moltiplicatori di questa destrezza sono 3,6x2. Quindi abbiamo un 7,2 che aumenta ulteriormente con il 20% grazie ai tomi. Una destrezza che può ruotare ogni 3 turni è pazzesca, raga. Questa può one-shottare chiunque. Qual è il difetto? Meglio, non è un difetto, è una caratteristica che farà il secondo colpo solo se ha ridotto gli HP avversari al di sotto del 50%. E qualcuno potrebbe ritenere una cosa scontata? No, se procca reazione. Qual è la cosa buona invece di Trunda? Che i criteri per mettere il colpo extra gli fa praticamente sempre, ok? Se non l'avete realizzata con 500 di precisione, lei il secondo colpo lo metterà sempre.
Quindi non ha bisogno di soddisfare determinati requisiti. Lo mette e basta. Se il primo colpo ha generato un colpo normale per via di reazione, è molto probabile che il secondo invece sia un colpo critico. E di solito a Trunda basta un colpo per tirare giù gli avversari, ok? Quindi non ha questa problematica, non ha bisogno di trascinare gli HP avversari al di sotto del 50% per generare un ulteriore secondo colpo. Quindi Trunda, secondo me, è un po' più sicura in determinati contesti. Però, a parità di condizioni, Ifrac c'è, assolutamente. Forse non è migliore, però di sicuro è un'alternativa validissima, molto 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 valida. Inoltre, anche la possibilità di pomparsi, perché si aumenta di attacco e di tasso da solo, con la possibilità di prendere un turno extra. Allora, qualcuno potrebbe essere tentato a buildarlo con un 70% di tasso, visto che il resto se lo mette da solo. Io non sono d'accordo, raga. Il motivo è la sua passiva, che è ancora più rotta, perché ogni qualvolta un alleato viene ucciso, attiva all'istante la destrezza sdegno di Ifrac, cioè questa, e non porrà la destrezza su tempo di ricarica. Nel caso in cui ci siano più campioni, si attiverà una volta solo, naturalmente, ma di solito non andiamo mai a mettere più di un campione uguale nello stesso team, ok? Quindi, perché vale la pena dargli tasso al 100% proprio per questa passiva qui? Perché magari io lo vado a realizzare in parata repentina e ha perfettamente senso. Perché se io faccio un parata repentina più crudele, per esempio, ho la possibilità di ignorare il 20% della difesa. Se si aggiunge anche eventualmente uno schiantaelmi, diventa un bel po'. Quindi posso facilmente rinunciare al set selvaggio e fare comunque una scarronata di danni assurda. Però se io, magari che ne so, parte il team avversario per primo, mi schianta qualcuno, lui resta in piedi grazie a parete repentina, oppure magari ad un proc, di reazione, che potrei mettergli, che ne so, un anello piuttosto che un amuleto, quello che avete, però, lui non ha preso turno ancora, quindi non ha avuto la possibilità di pomparsi. C'è il serio rischio che voi non possiate sfruttare al massimo il potenziale di questa passiva perché non avete dato il 100% di tasso al vostro campione. È peccato, davvero. Quindi io vi consiglio comunque di realizzarlo al 100% e poi magari potreste utilizzarlo, ecco, anche senza giudicatore, perché tanto l'attacco se lo pompa da sé. Non vi importerà molto del tasso decisivo, però comunque c'è l'aumento attacco che qualcosa fa, poi lui si prende un turno extra e andrà a fare quello che deve. Quindi molto 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 interessante, mi piace molto, spero tantissimo di trovarlo. Se lo trovo lo buildo in tempo zero, anche perché la build è già pronta. E dopo ve la faccio vedere, quindi sarebbe molto 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 interessante. Poi torniamo dai nani, perché abbiamo Goffred. È grottesco come nome, è grottesco anche il personaggio, ma vabbè, ormai ai nani noi siamo abituati. Allora, lo definiscono il partner ideale in un team inammazzabile con Helicat, o comunque in un team con Helicat, perché ha la possibilità di andare a ridurre la difesa con la skill primaria. Quindi Helicat mette l'indebolimento, chiudiamo il cerchio. Ha la possibilità di mettere uno stordimento ad area attaccando tutti i nemici, e questo magari dal clan boss non ci interessa, però in cripta per esempio potrebbe essere tantissima roba. Abbiamo poi la possibilità di andare ad aumentare la difesa su tutti gli alleati per 2 turni e di andare eventualmente a rimuovere riduci difese o indebolimenti che ci sono stati inflitti ogni 3 turni. Quindi abbiamo la possibilità di compensare Helicat dal punto di vista della riduzione della difesa. Abbiamo la possibilità di tenere le difese sempre aumentate, perché abbiamo la seconda parte della 3 di Helicat che si attiva, e abbiamo anche questa che invece è una skill attiva a tutti gli effetti. Poi abbiamo anche la possibilità di stordire, ma non è questa la parte che ci interessa, ma bensì questa qui. Nel caso in cui un alleato stia per essere ucciso da un colpo fatale, blocca i danni in arrivo e piazza un buff blocco danno su di lui per un turno. Mi viene in mente il team che stiamo realizzando noi in questo periodo, no? Nel progetto per il canale, il famoso Slow Helicat Team, in cui io vado a utilizzare Helicat e basta come fonte di inammazzabilità e sono scoperto nel turno dello stun, ok? Nessun problema di solito, perché lo scudo che Helicat stesso può mettere reggerà e permetterà al mio campione di restare in piedi. Però verso il fine fight, verso il turno 45, 46, 47, c'è il rischio che magari, specie in affinità avversa, mi entri il critico e comunque quel campione rischi grosso. Se c'è Goffred nel team, no.
perché in quel caso lui può andare a pararci le chiappone proprio grazie a questa passiva. Niente, niente, niente male. E poi abbiamo un ultimo campione in lista, un rettiliano, ed è Nekmotar. Allora, il design in stile America Centrale mi garba, è carino, non è il primo campione, c'è anche per esempio Roxam che ha questo stile qui, sì, ci sta, ha la possibilità di ridurre l'attacco con la skill primaria, ha la possibilità di ridurre la velocità avversaria, ha la possibilità di pompare il contatore del 30% e aumentare la velocità, e ha anche la possibilità di pomparsi il contatore da solo in determinate circostanze. Secondo me questo potrebbe essere il primo vero speeder da Hydra del gioco, perché la velocità aumentata ai miei campioni mi fa comodo, perché ci sono teste che sono sensibili alla riduzione della velocità, perché la sanguisuga è un grandissimo debuff dell'Hydra, davvero, veramente, veramente potente, perché posso andare a ridurre l'attacco di teste rognose, come per esempio la testa dell'Ira, e se gli riduco l'attacco è sensibilmente meno pericolosa, quindi nel complesso niente male, perché ha la possibilità di prendersi una scarronata di turni assurda grazie a questa passiva qui, nel complesso un ottimo campione, le statistiche sono tutte buone per l'Hydra, secondo me potrebbe essere uno speeder veramente 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 valido. Poi basta, questi sono i campioni. Ah, ecco, sì, la build che volevo condividere con voi è quella che attualmente si trova sul mio buon amico Urdig, che è qui. È una build che in realtà io avevo pensato per Candrafono, nella speranza che esca dalle schegge, non è mai uscito purtroppo, per adesso c'è la Urdig, è davvero un'ottima build, perché sono riuscito a raggiungere comunque 5100 di attacco, però senza utilizzare uno standardo attacco, ma uno standardo precisione, che ovviamente utilizzerò su un campione come Ifrak o un campione come Candrafono, perché in quel caso la precisione non mi interessa, quindi ulteriore attacco in più, però la cosa buona è che ha 291 di danno decisivo senza avere esecuzione impeccabile a schiantelmi, quindi è davvero 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 tanto, raga, fa dei danni davvero mostruosi già Urdig, che comunque gode di moltiplicatori niente male. Mi piacerebbe vedere questa build su Gentaglia come Ifrak, sì. Vabbè, speriamo che esca un giorno. Allora, recuperiamo il palinsesto per la prossima settimana. Abbiamo martedì traduzioni sbagliate dei re di vivi, ok? Quindi andiamo avanti con il nostro percorso. Mercoledì invece parleremo di Cardinale. L'ho finalmente rebuildata in set pelle di pietra. Qualcuno potrebbe ritenere la cosa scontata. Sì, è scontata per quanto riguarda la difesa dell'arena, quindi non mettete Cardinale in difesa dell'arena in set pelle di pietra, perché è una fesseria, però in attacco può fare davvero davvero molto e può essere utilissima in arena a squadre e darvi ulteriori possibilità, quindi andiamo a recuperarla assieme. Venerdì invece builderemo, o meglio vi farò vedere la build di Sventura adattata per il nuovo team, mentre sabato ci sarà il consueto tappa video. Con questo in mente per questa settimana è tutto, voglio il vostro parere su questi campioni, se qualcuno vi è particolarmente piaciuto, io credo proprio di sì perché sono tutti veramente forti. Poi mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanella, perché se fate questo otterrete un gabbione dove mettere dentro il Ragash in totale sicurezza, e infine come dico sempre, siate furiosi ma rimanete bradipi.